Cari amici di Tutto io e Stabia, ben ritrovati circa il solito appuntamento che il sottoscritto e la redazione hanno deciso di regalarvi anche quest'anno. Impatta ancora in casa la Juve Stabia con un pari ad occhiali contro il Monopoli, continuando la striscia positiva, ma continuando purtroppo a far penare i pochi intimi che sono accorsi al Romeo Menti. Nel posticipo serale della penultima giornata della regular season. Fa penare in casa la Juve Stabia perché non riesce a dare la sterzata vincente, quel tap-in a una corsa considerevole verso il recupero e verso gli svantaggi accumulati purtroppo in un inizio di campionato partito in sordina. A prescindere da tutto, è finito quasi il girone d'andata, è tempo di bilanci. A mio modestissimo avviso, penso che la Juve Stabia, al di là degli infortuni, delle grosse defezioni che abbia avuto in quest'anno, in questo inizio di campionato, pare essere una rosa incompleta. Sono passate tante partite al momento, probabilmente dopo alcune partite dubbie si è avuto una certezza che è quasi matematica, è quasi analitica, consentitemi di dire. La Juve Stabia probabilmente necessita di qualcosa di importante lì davanti, una persona che sappia dare la spinta propulsiva in più, che sappia dare davvero la forza ad una squadra in fase di realizzazione. Mi è sembrato anche contro il Monopoli un po' leggerino l'attacco, al di là della grossa volontà dei giovani che ci sono in campo, ai quali va data sicuramente una grossa stima e una grossa pacca sulla spalla. Ma c'è ben poca cosa per continuare così fino a fine campionato, ammesso si vogliono cullare sogni da grandi. Qualora questo non si volesse fare, la Juve Stabia è una squadra che c'è, sta sul pezzo, è a metà classifica, è sulla carta a distanze abbastanza giuste e ragguardevole dalla zona calda dei play-off, quindi potremmo dormire sonni tranquilli, almeno così mi sento di dire, per le prossime partite, nel momento in cui continuiamo a mantenere questa striscia positiva. Però ripeto, se vogliamo giocarcela, se vogliamo dire qualcosa di importante, probabilmente a gennaio il buon patron Manillo deve correre ai ripari e fare un acquisto importante lì davanti, a prescindere da tutto. Sta concludendosi un anno, non solo quello calcistico, ma solare, all'insegno di tante difficoltà, di tante cose belle, di tante cose brutte nella nostra castella a mare di sabbia. A prescindere da tutto, facciamoci gli auguri di un bellissimo e santo Natale dalla redazione, dal sottoscritto, affinché questa festività riempia il cuore di ognuno di noi e riempia soprattutto l'animo di ognuno di noi, lo faccia arricchire per ciò che possa riguardare il buon auspicio, i buoni propositi, la benevolenza, la buona volontà e tutto ciò che fa di una città, quale Castellammare, quasi la città, tutte le altre città del mondo, città che devono dimostrare tanto in termini di socialità, in termini di comunità, in termini di umanità. Un piccolo pensiero alle persone che non ci sono più, un grandissimo pensiero e abbraccio forte va a noi tutti i tifosi della Juve Stabia, alle nostre famiglie, auguri, auguri di un santissimo Natale e di un felice anno nuovo e forza Juve Stabia.